Buongiorno a tutti, voglio presentare gli sci Sarner, sia quelli vecchi che anche il campionario nuovo, qua nel Maso Rohrer di Sarnetino. Prima di tutto racconto un po' la storia della vecchia Sarner Ski. Allora, in Val Sarnetino negli anni 70, dal 71 fino al 79, esisteva la fabbrica di sci Sarner, l'unica fabbrica di sci nell'Alto Adige, nel Sud Tirolo, e praticamente hanno venduto su tutto il mondo gli sci fino in Giappone, in America, e hanno costruito fino a 100.000 paia di sci, e proprio nell'anno 79 hanno dovuto chiudere. E gli sci Sarner erano famosi, erano anche dentro nel pool norvegese, dove ho ancora l'amicizia con due atleti di una volta, con Paul Arne Skyem e Jan Erik Navestad, che sono di Oslo e che correvano, che facevano le gare nella Coppa del Mondo con gli sci Sarner, soprattutto col modello Krak che vediamo qua. Eccoci, e tutti gli sci avevano il design destro e sinistro, come si vede qua, che praticamente c'erano i colori dell'arancio, del verde e del bianco, e lo sci destro e sinistro. E noi adesso sulla nostra linea nuova abbiamo anche cercato di prendere dentro questo design, praticamente sul sci destro e sinistro, come magari si vede qua bene col cerchio del modello Up. Eccoci. Qua abbiamo gli sci di punta, dove praticamente lo sci da gara con l'omologazione FIS. Abbiamo fatto anche lo sci da bambino, gara, il gigante RS e slalom, sempre in legno. Noi facciamo tutti gli sci in legno. Qua abbiamo la linea Race Carver, il modello Rack, RS, slalom gigante e slalom. Dopo qua andiamo sul Sport Carver, modello uomo, l'Up, uomo si chiama, Up donna, nel colore da donna, un po' meno aggressivo, questo sci più facile da donna per andare, per sciare. Dopo abbiamo qua il modello All Mountain, il modello Fly, ne va le lunghezze da donna e sull'uomo. Qua presentiamo un modello Freeride, che praticamente è un simbolo della nostra valle qua, che si chiama Klöckl, ha le dimensioni di 99 mm e mezzo e con un rocker di 350 mm. E questo qua è una po' una struttura, un'immagine della nostra valle qua, che nell'Avvento si va a Maso e si fa la canzone, e questo qua è un bellissimo sci che ripete da Val Sarnetino. Dopo abbiamo fatto anche un nuovo modello da sci alpinismo, che quella volta lì non c'era, e si chiama Spitz. A e mezzo 85 mm sulla lunghezza donna e 87 sulla variante dell'uomo, con un rocker di 350 mm con la costruzione Palogna e Carbonio. E se avete visto, ho detto tutti i nomi, tipo dal Krak al Rack al Fly all'Up, sono tutti i nomi che noi abbiamo già presi dalla linea vecchia e abbiamo introdotto nel nostro nuovo campionario. Nel febbraio del 2020 io e i miei due figli Lucas e Christoph abbiamo creato la nuova Sarner Ski, e questo è il nuovo campionario, e spero che lo piace, e quando siamo in giro per fare ski test siete tutti invitati a venire. Noi nell'interno degli sci usiamo solo legno, l'anima in legno di faggio, frasino, pioppo e palogna sulle sci da sci da alpinismo, e il nostro nuovo progetto è che vogliamo inserire anche nell'interno dell'anima dello sci anche il pino qua della Val Sarnetino, che siamo pieno di boschi
e vogliamo provarlo anche di inserirlo questo qua, che fino adesso nessun altro l'ha fatto. Qua vediamo il nostro sci di punta, il modello Crank RS Slalom Gigante con la omologazione FIS, sempre in pieno legno. Questo è sempre il modello Crack, lo sci da gara, però nella versione slalom speciale, sempre con l'omologazione FIS e sempre con la soletta super veloce da gara. Qui vediamo sempre il modello da punta da gara, però nella versione giovanile da junior. È un sci adatto per i campioni di domani e per le campionesse di domani, sempre nella costruzione pieno legno e con la soletta super veloce come l'abbiamo messo anche sul modello adulto. Qui vediamo adesso il modello Rack Race Carver, sempre nelle varie lunghezze, disponibile nella versione Slalom Gigante RS, sempre in pieno legno e con la soletta veloce. Qui vediamo sempre il modello Rack del Race Carver, però nella versione slalom speciale, sempre con la soletta velocissima. Adesso questo qua è la serie Sport Carver, il modello Up Uomo, nelle varie lunghezze, sempre con l'anima in legno, con le diverse misure e con un raggio di 14 metri, è proprio adatto per un sciatore bravissimo. Qui vediamo adesso il modello Up da donna, sempre nella versione Sport Carver. Questo sci è proprio adatto da donna perché l'abbiamo fatto un po' leggermente un meno rigido sulla punta, più sciabile da donna, e anche il colore abbiamo cambiato che è più adatto da donna. È un sci bellissimo e anche per una donna da girarla bene con un raggio da 11 metri. Questo qua adesso è il modello All Mountain e si chiama Fly. È un sci più sciancrato, più largo in spatola e nella coda, con un raggio di 13 metri, però sempre in pieno legno. Questo qua è il nostro sci Freeride. Nella larghezza in mezzo di 99 mm, sempre in legno, e questo sci qua è il disegno un po' di una tradizione qua della nostra valle in Val Sarentino, che praticamente nei 3 giovedì di Advento c'è un gruppo mascherato che va da maso a maso e canta la canzone. È una tradizione da tanto tanto tempo e abbiamo messo su questa immagine proprio su questo sci qua, che praticamente qua si vede, abbiamo preso praticamente un po' il nostro costume della valle. Questo qua sarebbe il cappello con le righe, questo è l'occhio, il naso, la bocca e la barba, e qua vediamo adesso il bianco e la camicia con la giacca in lana e il pettorale fatto cucito con gli ali del pavone. E se guardate bene su questo occhio sinistro qua è anche il mio occhio sinistro, praticamente qua sotto sono io, e l'abbiamo pensato proprio ai giovani, a questo sci qua, che vogliono averlo qualcosa di speciale, e veramente è uscito qua questo sci speciale adatto per il freeride, per i giovani, per la loro avventura. Questo qua è il nostro sci da sci alpinismo,
sempre in costruzione legno, però con la legna in palogna, leggero, e si chiama Spitz. Spitz significa cima, e con questo sci qua si raggiunge ogni cima. Questo sci ha due cianciature diverse, praticamente da donna abbiamo in mezzo l'85 mm e sull'uomo andiamo a 87 mm con un rocker di 350 mm. Veramente un sci con questa larghezza molto leggero, pesa 1200 grammi. Tutti i nostri sci da sci alpino da pista vengono montati con gli attacchi della ditta Wist. È una ditta dal Sud Tirolo anche conosciuta sullo sci alpino e soprattutto con le loro piastre.